Uno scontro dal sapore lontano. Era il 12 dicembre del 1948 quando in Serie C si affrontarono le stesse due squadre che si affronteranno sabato 16 settembre alle 16:30. Allora si chiamavano Stabia e Drepanum e da allora le due formazioni si sono incontrate e scontrate tante volte fino alla prima stagione in Serie B del Trapani. Una partita, quella trasferta, da ricordare. Doppietta di Mancosu, con dedica alla sua Sardegna, e rete di Nizzetto su punizione da 25 metri. Ed il Trapani portò a casa 3 punti d'oro nella prima storica stagione in Serie B, che sarebbe terminata con un'altrettanta storica salvezza. Sembra passato tanto tempo, in realtà ad essere passate sono state le emozioni, un andirivieni di gioie e dolori. Oggi il calendario recita 14 settembre 2017. Il Trapani di Calori si allena per affrontare questa Juve Stabia, allenata da un ex del campo come Fabio Caserta, che come lui, come Calori, ha vissuto una carriera sui campi da gioco e che come lui ama un gioco votato alla costruzione e all'attacco. 4-3-3, il modulo prediletto da Caserta. Calori invece forse cambierà qualcosa, o forse no. Probabilmente starà pensando alla soluzione tattica che permetta a Murano ed Evacuo di giocare insieme, cosa che non ha mai escluso. Se c'è una cosa dalla quale però sa di non poter più fare a meno è quella capacità di concretizzare le troppe occasioni che si presentano, essere più concreti e cinici. Questo l'allenatore chiede alla sua squadra. È vero, in 3 partite sono solo arrivati 4 punti, che per una compagine creata peraltro non è proprio il massimo. Non sono più abituati a giocare in modo grezzo, troppa qualità. Questo sembra essere il rimprovero più ricorrente, perché forse è la Serie C che lo chiede. E allora basta solo avere un po' di pazienza ed aspettare che la qualità si fondi con la giusta cattiveria. Magari sabato è la volta buona.